E ciao a tutti, in questo video vedremo come poter ottenere uno degli schemi di potenziamento del completo Sanji Ribelle. Ho già fatto un video che riguarda proprio questo completo, lo troverete sul canale, ve lo metto anche qua sotto in descrizione di questo video, ma tornando proprio allo schema di potenziamento, come vedrete tra poco, si troverà all'interno di un forziere attrezzatura nel reclusorio. Detto ciò, prima di lasciarvi al resto del video, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace al video se vi è stato di aiuto, ma soprattutto ragazzi, come sempre, un invito a scrivere qua sotto nei commenti se avete bisogno di altri aiuti. Detto ciò, passiamo a vedere dove si trova questo forziere. Come potete vedere dalla mappa, il punto è questo. Vi avvicino anche la visuale per comprendere meglio la posizione esatta. Come già vi anticipavo, reclusorio. Una volta poi raggiunto questo luogo, vi mostrerò partendo dall'entrata principale come poter raggiungere la vetta, la cima dell'edificio, poiché in questo nuovo capitolo di Assassin's Creed non si potrà, come nei precedenti, effettuare parkour dove vogliamo, ma dovremo, come in passato, come proprio i capitoli veramente del passato, dovremo trovare i passaggi giusti. Passaggio giusto in questo caso è da questa parte. Una volta raggiunto poi questo luogo, basterà proseguire attraverso il dispositivo qua sulla sinistra e saremo in grado di raggiungere la vetta dell'edificio, la cima dell'edificio. Ora, ragazzi, una volta raggiunto questo punto ci saranno delle guardie. Io vi ho saltato questo aspetto. La cosa importante sarà l'interazione con le anfore e questi due dispositivi. Nel primo caso io ho utilizzato i pugnali, potevamo utilizzare anche le spade, però nel secondo passaggio il pugnale è veramente necessario. Dovremo spostare prima di tutto il dispositivo a sinistra, dopodiché, lasciando questo dispositivo, dovremo posizionarci nel punto corretto per attivare questo target. Fatto ciò, andremo poi a spostare il secondo dispositivo e interagendo ancora con le anfore attraverso le spade avremo la possibilità di proseguire. Sembra semplice, è sempre semplice una volta che si vede, è sempre così. Assassin's Creed è fatto così: finché non si ha la soluzione, si impazzisce e poi si dice: ah, era proprio semplice. Comunque, detto ciò, ragazzi, il potenziamento che otteniamo da questo forziere è decisamente utile perché, come vi avevo già detto nel video dedicato a questo completo, l'effetto è decisamente valido poiché ci darà la possibilità di diminuire l'avanzamento del nostro, diciamo, target ricercato. Detto ciò, vi saluto e ragazzi, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi!